fare che vada, proviamo a vedere perché non ci si capisce niente. Oh, io ho fatto anche tante commedie con Nicolas, insomma c'è stato tutto un periodo di cazzeggio intensissimo prima di cominciare a mettere su questo documentario, per cui abbiamo scelto di fare questa crasi, di fare questo esperimento, di mettere insieme, come dire, comicità e scienza. La scienza viene da una grande passione personale. Quando noi misuriamo in metri, litri e secondi, stiamo facendo una proiezione del nostro schema mentale sulla realtà. È vero poi che la formazione di cineasti è più che altro umanista, però insomma qualche appassionato di scienza si trova anche nella storia del cinema. Io in particolare ho sempre vissuto in maniera molto forte questa passione per la scienza, il mio karma, come dire, esistenziale, e quindi l'abbiamo ributtata qui in questo filmetto in cui appunto l'idea era quella di cercare di far passare alcuni concetti, alcune parti del sapere della fisica del Novecento che secondo me sono fondamentali. L'obiettivo di questo film, ed è per questo forse che è stato accolto anche dal mondo scolastico, mi sembra i segnali sono molto buoni, eccetera, eccetera, è quello di cercare di imparare noi, di studiare noi, cioè gran parte delle interviste sono servite perché io e Nicolas, tirando giù la sceneggiatura, avessimo poi idee, no? Ma non pensi che quando l'umanità si sarà estinta, la scienza sarà stato l'atto più nobile che ci lasceremo dietro? Invece qui sono nati dei rapporti di amicizia con che hanno dato poi dei loro frutti, come dire, di crescita. È quello che abbiamo cercato poi di portare un pochino dentro al film. Provo a vedere di capirci qualche cosa. Tutto chiaro?